Eccoci qua, ben trovati. Nuovo appuntamento a Biblioterme dal caffè storico delle Terme di Montecatini. Olè, è con me Leonardo Gori, un grandissimo amico scrittore. Ben trovato, benvenuto a Biblioterme, stavolta con un altro libro che parla di arcieri. Ce lo fai vedere? Grazie, sì. Eccolo qua. Ciao a tutti, questa è la copertina, splendida copertina. Leonardo, veramente. Sì, allora guarda, iniziamo subito a parlare della copertina. Sì. Partiamo in maniera diversa, la copertina. Dai, raccontami della copertina. La copertina è una nuova opera di una galleria d'arte che fa Francesco Chiacchi appositamente per me e per i miei lettori. Bellissima. Guarda che meraviglia. Ma veramente... È la quinta a questo punto, sì. In attesa della sesta che poi magari vediamo. Ne parliamo a fine intervista. A questo punto ti chiedo subito, di chi è l'ultima scelta? Beh, l'ultima scelta è di arcieri, esatto. Però molti mi dicono, ma è l'ultima? Ecco. Poi dopo no, non è affatto l'ultima, perché ce ne saranno altre. Questa è una doppia ultima scelta e non posso aggiungere nulla perché altrimenti si svela tutto. E però Daniele, c'è una scelta finale. Una scelta finale. Daniele, chi è Daniele? Daniele è un tipo poco raccomandabile, però, però sì, c'è un passato di quelli movimentati, per usare un eufemismo. Di lui, stranamente, Bruno Arcieri, il vecchio colonnello, si fida. Si fida anche se è l'opposto di lui. Sono agli antipodi, personaggi radicalmente diversi. Daniele, ex repubblichino addirittura. Addirittura, sì. Sì, poi, però anche si faceva cacciare anche dai repubblichini, dai fascisti, era buffissimo. Lo cercavano sia i partigiani che i fascisti. Tutti lo cercavano. Sì, tutti e due volevano fargli la pelle, perché è un tipo che... È la condizione migliore. Sì, forse sì. Perlomeno è chiara la questione. Sì, l'unica esigenza era quella. Era quella di scappare. Ma lui rimedia tutto, un po' come, per chi conosce i fumetti, come Tabeta, che toglie dal gonnellino tutto quello che serve. È quello che dice Capo, lei non si preoccupi, ci Bene. Penso io. Ah, guarda, sembra a me, tutto a posto, ci penso io. E Zero e Nanette? Zero e Nanette sono personaggi complementari ma diversi. Zero è un simbolo, un personaggio simbolico, però è allo stesso tempo il personaggio che qui è fondamentale, perché svolge un ruolo unico e insostituibile, fa da mangiare. È vero. È un cuoco creativo, vero. Un cuoco che ama sperimentare, però ha qualche cosa di segreto anche lui. D'altra parte in ogni romanzo di tensione certo. E si rispetti, ognuno deve avere un segreto. Assolutamente. Nessuno è quello che sembra, eccetera, eccetera. Esatto. Poi sei bravo a scrivere in maniera articolata, perché dovete sapere, con lui sembra se ho scoperto e poi niente da fare. Niente da fare, ti lascia anche se pensi, ti lascia sempre il sospetto. Ci deve essere, no? Quella cosa, però alla fine tutto si chiarisce. Certo. Se no sarebbe disonesto nei confronti del lettore. Alla fine ci deve essere la chiusura totale, la spiegazione di ogni piega. Di ogni piega. Senti, Arcieri riesce nella missione, giusto? La sua missione è quella di, riesce. Diciamo, di togliere, diciamo, il marcio dei servizi segreti, diciamo, come si può dire? Vedi, se dovessi dire le cose come stanno, racconterei troppo. Esatto, sì. Quindi riesce, l'indagine si conclude. Ecco. Poi diciamo bisogna vedere come, bisogna vedere quali sono le conseguenze. Il marcio dai servizi, dalla storia d'Italia, dal filo nero di 50 anni allora, esatto. E oggi quasi 100, insomma, non sono facilmente ripulibili, esatto, ci vorrebbe esatto. Un'impresa di pulizia di quelle belle, di quelle radicali, sì. Però insomma, il romanzo si conclude. È una storia terribile che è quella di Piazza Fontana. Esatto. 12 dicembre 1969, qui c'è musica, ci sono ragazze hippie, che poi tanto hippie non so, ma insomma questo è un altro discorso, ci sono personaggi molto piacevoli, si sente molta musica. Però c'è anche questa terribile storia che è quella della bomba alla banca dell'agricoltura. È vero, sì. In effetti io sono entusiasta nel parlare con Leonardo Gori, però cioè, la storia è questa qua. E il commissario Bordelli? Il commissario Bordelli qui svolge un ruolo fondamentale, perché a metà, due terzi del libro, Arcieri ha molti dubbi e vuol parlare con un amico. E quello che gli viene in mente è il suo amico migliore della sua vecchiaia, diciamo le cose come stanno. Capito, 60 anni.
ed è il commissario Bordelli, e va a trovarlo in maniera rocambolesca, straordinaria, però lì nelle stanze dove è stato ospitato in passato, dopo una breve chiacchierata con Bordelli, cioè riprende una decisione, fa una delle, secondo me sono tre scelte qua dentro, diciamo due fondamentali, e una la fa proprio grazie a Bordelli. Appare sempre Bordelli. Ce la dice, non ce la dice. Anche questa non ce la dice, non ce la dice, va. Vabbè, giustamente non ce la dice. Senti, ma arriviamo a una sorpresa. Tu hai una locandina. Questa è proprio una cosa in assoluta anteprima. Questa è la prima volta che lo faccio pubblicamente vedere. Eccola qua, siamo proprio allora, i primi. Casualmente ho qui un depliante. Esatto, esatto. Questa è la copertina, guardate che bella. Bellissima. Di Francesco Chiacchio, questo giovane straordinario artista fiorentino. Sì, sì. Dico sempre, i libri miei si possono comprare per la copertina. Anche per la copertina. Guardate che bello, questa è la prima storia del capitano allora, Bruno Arcieri, dei Carabinieri, ma è una riedizione rielaborata, parzialmente riscritta, ma sostanzialmente quella del primo romanzo con Arcieri, uscito quasi 20 anni fa. Sì, che pensate voi che occasione che abbiamo. E c'è una piccola sorpresa, perché per coloro che avessero letto già questa storia, Nero di Maggio, ambientata il 9 maggio, i giorni successi precedenti del 1938, visita di Hitler a Firenze, ebbene, chi l'avesse già letta troverà un quasi inedito in appendice. Accidenti. Farfalle di Maggio. Che bello. Io che ti devo dire, ma sono veramente sempre sorprese quando vieni qui da noi. Io ti dico grazie mille, grazie per essere venuto a Biblioterme, grazie di questa splendida arteprima. Ciao. Grazie a voi, ciao.